Buonasera a tutti quanti quelli che ci stanno aspettando. Già vedo moltissime persone che già ben prima sono arrivate in chat. Un saluto a queste paziente persone, ma soprattutto un grazie a Diego qui della DR15, della quale è il CEO, che è venuto oggi a parlarci appunto di un tema abbastanza ampio, anche perché tu, giustamente facendo questa cosa, assemblando tantissimi tipi diversi da R, potremmo dire che qui sei l'esperto, almeno youtubico, almeno presente sul web, di questa piattaforma, no? Raccontaci un po' di te, come nasce questa cosa dell'assemblare R15, di specializzarsi su questa piattaforma? Insomma, raccontaci anche un po' di te. Beh, innanzitutto ciao a tutti, grazie dell'occasione di essere qui per questa diretta. Spero possa uscire qualche spunto, qualche riflessione importante o se ci sono delle domande di poter dare qualche risposta che possa perlomeno aiutare a chiarire magari qualche dubbio. E come nasce la cosa? Un po' come tutti, dalla passione per il tiro, per le armi, per la storia delle armi, il lato tecnico, il lato storico, il lato di impiego sportivo, impiego reale che c'è stato, quindi una sorta di studio, passione della cosa, e che finalmente è diventata, da una passione semplice che era, un lavoro nel 2016. E da lì l'idea di creare, di offrire un servizio, di andare a costruire una realtà che possa offrire un servizio al cliente di un vero e proprio custom shop, dove in realtà invece di offrire un prodotto commerciale come tanti o un prodotto commerciale cui sono stati sostituiti quattro pezzi, sostanzialmente di andare a offrire la possibilità di avere l'arma come vuole e costruita su misura per le sue necessità. L'idea iniziale nasce da appassionato, quindi con una certa visione del prodotto, una certa visione di quello che volevo dare, offrire, ma anche una certa visione sul fatto di riuscire a offrire anche cose che spesso e volentieri vengono tralasciate per questioni di pigrizia, a volte di non conoscenza approfondita o a volte semplicemente di poca convenienza su quella che è l'ampia scala, la grande scala commerciale di prodotti, accessori, componentistiche e anche di calibri, perché comunque anche se c'è una giovane azienda, la mia si è data abbastanza da fare nel proporre sia alcuni calibri di cui due finora, due registrazioni CIP Ex Novo, e comunque il marchio mio è stato il primo a importare in determinati calibri e a offrire per primo sul mercato R15 o R10 in alcuni calibri, poi seguiti da altri marchi, però insomma la soddisfazione di aver messo le mani, portato sul mercato italiano in prima battuta 54-58, il 57x28, il primo R 6,5 Creedmoor è stato il mio, il primo I2-24 Valkyria, il 6,5 Grande Lanche, praticamente 5 calibri offerti, diciamo su richiesta sempre, ma offerti come primi. Anche i 300 Blackout Pistola, siamo stati fra non i primi, ma fra i primi a proporre configurazioni pistol che avessero determinate caratteristiche tecniche. Insomma, l'idea e la passione di quella di cercare di riprodurre in piccolo, chiaramente con i nostri limiti di legge, quello che può essere l'offerta di un custom d'oltreoceano, ecco. Certo, ma le armi ovviamente customizzate sono fatte molto su misura, come mi hai detto, e siete proprio in grado di fare queste cose molto su misura, tra calibro, ogni singola componentistica che funzioni bene insieme. Ma quindi, per esempio, no? Se io voglio un R15, no? Quali fattori consideriamone, che cosa dobbiamo scegliere, che cosa dobbiamo vedere e fare per avere una R ideale per la nostra competizione? Perché sicuramente tu pure sai se devi adattare un'arma in un certo modo o in un altro. Non so se mi sono, se ho spiegato bene la domanda. Assolutamente. Allora, innanzitutto, come ho accennato prima,
L'obiettivo di non offrire un prodotto commerciale, un prodotto standard, è proprio quello di avvicinarsi il più possibile a quella che è l'esigenza del cliente. Tra le priorità che ho quando un cliente chiede un consiglio, perché spesso e volentieri abbiamo dei clienti che arrivano che già sanno cosa vogliono e chiedono la componentistica, in altri casi invece hanno le idee un poco chiare per inesperienza, perché si stanno avvicinando per le prime volte o non sanno magari nemmeno loro alcune caratteristiche, insomma, di tutto quello che c'è sul mercato. Quindi è comunque la prima domanda, anche se brutale, è: cosa ci devi fare? Ludico, uso sportivo, ci devi sparare la domenica al poligono, al bancone, tiro l'imbracciata, uso agonistico, andarci a caccia, e l'utilizzo è quello che determina tante caratteristiche in un'arma. Poi, per carità, uno può avere un'arma da tiro l'imbracciata, ci va a sparare da bancone, ci diverte, nessun problema, però chiaramente cercando di ottimizzare la configurazione per quello che sarà l'uso, sia anche un'ottimizzazione dei risultati e della soddisfazione che può avere l'utente dall'oggetto che sta utilizzando. Quindi una volta che capiamo quello che è il suo uso prevalente, si va a cercare di capire quali sono le preferenze fra le opzioni di combinazioni di accessori, calibri. La scelta del calibro è una delle fondamentali. Se ricarica, si apre un mondo di opzioni; se non ricarica, chiaramente si è legato a un funzionamento commerciale e si vanno a escludere a priori altri calibri. E in base un po' a tutto questo mix di necessità si va a fare una proposta che magari comprende già 6, 7, 8 diverse tipi di scatto, tipi di calcio. Subentra il lato estetico, subentra il lato che vuole essere una cosa più fedele a un'arma di servizio anziché un'arma sportiva. Il tiratore agonista ha delle priorità, il tiratore della domenica ne ha delle altre, e si va a concretizzare quella che è un setup ottimale della carabina, ecco. Certo, ma mi viene in mente per esempio una cosa, no? Perché ci sono ovviamente tantissime scelte, ma anche relativamente opzioni limitate, no? Non ho varie lunghezze di canna, ma non è che posso fare canne di lunghezza assurda, no? Ci sarà qualche cosa che ti chiedono principalmente? Non lo so, c'è una tendenza per chi customizza le armi o per chi richiede le armi customizzate di fare un certo tipo di lavoro, che sia tecnico, estetico, non lo so. Magari ti chiedono tantissime R pistonati. Spero di essermi spiegato, no? Che cosa... Guarda, i due filoni più diffusi sono sicuramente l'arma venatoria per tutto quello che è il settore di tiro, sia uso caccia, però attenzione, rientra in un'arma venatoria anche la classica arma da tiro da bancone, canna lunga, calcio fisso, quindi tiro in appoggio lunga distanza o uso caccia, e ti muovi su una direzione. L'altro invece, quello che va per la maggiore, è la configurazione, un po' chiamiamola tuttofare, di un'arma che può andare bene all'imbracciata, che ci puoi tirare un pochino in appoggio, ci puoi fare un po' di tiro simil dinamico, cose del genere, anche se non sei agonista. Quindi l'arma un po', la carabina un po' più corta, un po' più compatta, però un po' tuttofare, che puoi utilizzare un po' per tutto, ecco. Quelle sono le due tipologie più richieste. Poi ci sono, insomma, numeri un pochino più inferiori per domande ben precise di configurazioni più specifiche, più particolari, che abbiano invece delle esigenze più specifiche proprio nei vari settori. Guarda, mi è venuta una domanda molto spontanea in questo momento, riguardo appunto cosa scelgono e cosa no, perché sto pensando in questo, per esempio, come io mi rapporterei a questi problemi, come lo vedo io, mi immagino il mio R ideale. Il forward assist, tu personalmente cosa ne pensi? E la gente c'è chi ti richiede degli R senza il forward assist? Perché io ti spiego il contesto, magari non lo sai, che io ho in passato parlato del forward assist, la sua storia, e che lo reputo, come molti del resto, c'è una scuola di pensiero che lo reputa un peggioratore di inceppamenti, una componente inutile, e moltissimi lower sono usciti ultimamente, mi viene in mente quello adesso polimerico della Key Arms, senza appunto il forward assist, giudicato una cosa in realtà inutile. Molti hanno adottato la R senza il forward assist e non hanno avuto problemi, no? Tu cosa ne pensi? La gente richiede queste cose?
A volte lo chiedono senza, a volte lo pretendono con, che lo vogliono che ci sia a tutti i costi, a volte non gliene frega niente che ci sia o non ci sia un elemento assolutamente, se c'è bene, se non c'è, lo stesso, gli interessa l'arma che funzioni. Utile for war assist, fondamentalmente, a un civile, no, c'è da niente, proprio niente, diciamocelo chiaro e tondo. A me piace se c'è, sì, mi piace se c'è, perché quello c'era su... Allora, contestualizziamolo. Prendiamo un modello retro inizio anni 60, non c'era il forward assist, lì non c'era, vivono benissimo, funzionano benissimo, cioè mi piace vederlo perché fa parte di quell'oggetto, di quella linea, onestamente che ci sia o non ci sia, a me personalmente non cambia assolutamente nulla, utilità pratica per un civile credo sia prossima allo zero assoluto, perché io sono della corrente di pensiero. Uno, non serve a far entrare un colpo in camera forzandolo, perché non è quella la ragione del forward assist, che tanti cazzata. Se una cosa non entra in camera non è il caso di forzarcela dentro, poniamoci un problema, com'è che non si chiude l'otturatore? Forward assist serve semplicemente per chiudere l'otturatore senza far rumore, fine, basta. Quello era il suo scopo iniziale. Andando a fare pressione leggermente, se uno accompagna la manetta in chiusura, quasi sicuramente non scavalla il dente, quindi bastava semplicemente dare una spinta molto leggera e si chiudeva l'arma senza far rumore, fine, basta. Il fatto che serva per dare un aiuto in chiusura all'arma che non ha camerato il colpo perché è sporca, perché c'è dentro la sabbia, la polvere, il fango o chissà cosa, tutto può essere, perché allora contestualizziamoci, in una situazione di combattimento dove ti piovono addosso proiettili, granate e quant'altro, probabilmente il problema è che si inceppi il fucile o che si possa danneggiare il fucile è l'ultimo dei tuoi problemi, quindi pur di continuare a sparare le provi tutte, a cacciare qualunque cosa in canna purché esca dalla volata e sei a posto. Quindi in quella situazione lì di sporco estremo ci potrebbe anche stare che venga utilizzato per quello. Si vede a volte nei manuali come dare il colpetto e la sicurezza di chiusura, sì, per un'arma sporchissima dove ci possono essere problemi, consideriamo anche che le munizioni spesso sparate 30, 40, 50 anni, 60 anni fa dai militari non è che fossero propriamente munizioni di altissimo livello, conservate bene, venivano trasportate nelle casse, buttate dove capitava. Ci poteva stare il colletto un po' deformato che se lo forzavi dopo comunque sparava e spelleva e continuava ad andare. Quindi è una sorta di dispositivo che hanno messo, non fondamentale, il fatto che ci sia non è un problema, perché se non lo usi non crea problemi, non crea danni, non è certo lui a creare inceppamenti, gli inceppamenti derivano da tutt'altro. Il fatto che ci sia, allora, se mi chiedi un M4A1 senza forward assist non è più un M4A1, ma perché è quell'oggetto lì. Parliamoci chiaro, si parla di appassionati, amanti di una cosa, a volte che ti fa non vedere i lati negativi, ma che comunque cercando di considerare il bene, il buono, e tutto come quello è, ti piace quell'oggetto lì, fa parte di quella forma, ecco. Il fatto che ci sia, se non lo usi, non ti dà nessun problema. Certo. Ora, sulle armi moderne tante volte viene escluso, consideriamo il fatto che viene escluso perché c'è un'offerta sul mercato civile enorme, che anni e anni fa non c'era. È una cosa in più da lavorare che, come si diceva prima, al civile serve poco o niente. Una lavorazione in più, un pezzo in più, una componente in più, dove vai a utilizzare un componente billet che puoi ricavare da una billetta che ne so larga 30 mm se ci fosse il forward assist, dovrebbe partire da una billetta da 35, da 38, da 40, sprecando molto più materiale. È una questione in certi casi di lavorazioni che partono da un estruso, lo stesso stampaggio di un polimero, un piccolo volume in più ti può ricreare notevoli problematiche in più soltanto per quelli che sono gli espulsori, i controstampi, gli estrattori. A volte è una semplice scelta industriale, non serve, non è fondamentale, il civile non ha mai fatto richiesta di averlo, benissimo, se lo levo è una facilitazione in più nel proporre l'arma. Possono essere tante le chiavi di lettura, scelta estetica, scelta progettuale, convenienza progettuale, alleggerimento, no, perché si sta parlando probabilmente di 10 grammi, oddio, sì, se vai su una race gun dove vai a misurare ogni grammo in tutta l'arma ci sta anche quello, ma siamo onesti, è una cosa veramente infinitesima.
Certo, un'ottima, mi è piaciuta molto questa tua analisi, perché sta veramente a 360 gradi, mi è piaciuto molto, no? Parliamo adesso un po' nel dettaglio, perché poi parleremo dell'R15 più in generale, sicuramente ti farò appunto fare domande che chiederemo un po', prenderemo le domande del pubblico, ma per chi magari capisce di meno come funziona questo mondo, come avviene l'assemblaggio? Nel senso, io entro nel tuo negozio e ti chiedo una serie di una R con certe caratteristiche. Come fai a scegliere i componenti? Te li sceglie il cliente? Poi, fisicamente, da dove inizi l'assemblaggio? Perché penso devi avere tutte le parti, qualcosa ti devi fare. Raccontaci di come nasce una R nella tua azienda, insomma. Allora, la domanda tipica è il cliente che viene qui presso la sede, nello showroom, dove ho alcuni modelli in esposizione, altri in attesa di essere consegnati, che possono essere visti. Si definisce, come si diceva prima, l'idea, cos'è che vuoi, che tipo vuoi, c'è chi arriva già con una fotografia, oppure voglio questo esattamente così, benissimo, tanto meglio. In caso contrario, vi propongo un po', ho sempre dei componenti in casa che sto lavorando, quindi vado a fargli vedere, tante volte, avendoli in casa, prendere un upper and lower, un calcio, un guardamano, infine, guarda, più o meno verrà così. E lo aiuti a scegliere la configurazione tramite immagine o tramite, se li ho disponibili sul posto, dei pezzi veri. Una volta che lo sceglie, che definiamo il tutto, la costruzione vera e propria parte dalla, diciamo, parte già nella scelta della configurazione con la scelta dei componenti, che lì arriva ad avere un minimo di background, nel senso, cosa vuoi? Vuoi uno scatto ultra leggero per tiro di precisione? Sta a me andargli a proporre quello che offre il mercato come scatti, chiaramente che rispondono alle sue esigenze. È inutile che gli vado a offrire uno scatto da 4 kg, però è tipo militare originale, direi, non me ne frega assolutamente niente, io lo voglio leggero perché faccio tiro di precisione. Quindi la prima cosa che è necessaria è la conoscenza del mercato, che è impossibile sia al 100%, perché se mettiamo insieme tutti i produttori, tutti i marchi, tutti i modelli, tutte le varianti, sono a dir poco infinite. Quindi anch'io, per quanto cerco di rimanere aggiornato, ogni tanto scopro cose che magari erano presenti da tempo, ma non me le ero mai fidate, perché è quasi impossibile. Quindi cercare di essere il più informati per cercare di dare la risposta più adatta all'esigenza del cliente. Una volta che è definito, che sai che ci sono i prodotti, sai cosa vuole, sai come procurarteli, perché alla fine io importo praticamente tutto dagli Stati Uniti direttamente, e subentra la lavorazione vera e propria, che in molti casi, quando hai componentisti o semi lavorati, già lavorati a quote giuste, hai quasi la certezza che tutto vada bene e non ci devi mettere mano. Però ci sono dei casi in cui comunque viene scelto un guardamano di un modello, voglio il pistone, ci voglio quello. Non sempre tutti i pezzi possono lavorare assieme, in quel caso devi andare anche a modificarli. Le canne comunque le realizzo io dai tubi grezzi, quindi parto da tubo grezzo, alesatura, cameratura, tornitura. I trattamenti li vado a far fare esternamente a una ditta specializzata, perché sono tutte nitrurate. Quelli che sono i receiver sono tutti, io uso uno standard che è il forgiato classico americano in 70-75, arrivano semi lavorati, lower, devo finirli, macchinarli, fresarli, poi vengono fatti i trattamenti. Per quanto riguarda gli otturatori, ho preferito andare su un prodotto standard, che poi la mia base standard è un nitrurato billet americano con verifiche elettromagnetiche, in modo da garantire un prodotto di livello non mil-spec, onestamente, che abbia le capacità di resistere a uno standard mil-spec, ma come finiture un po' superiore a un mil-spec normale. Tutti quelli che sono accessori e accessoristica cerco di offrire comunque dei prodotti che abbiano una qualità che sia sicuramente compatibile con lo standard mil, cioè che lo puoi montare su una R15 mil-spec senza dover andare a tagliare, fresare, incollare, come a volte può succedere con dei prodotti che non sono stati studiati per uno standard mil, magari sono stati fatti apposta per un prodotto fuori standard, ma che sulla R15 normale ti dà problemi. E poi subentra un po' la conoscenza del fatto che, a forza di mettere insieme configurazioni diverse, oramai so che certi componenti con certi altri possono lavorare bene,
altri hanno dei problemi che vanno adattati, vanno modificati, poi subentra la problematica canna lunga, canna corta, presa gas lunga, presa gas corta, fuori presa gas, le molle, i buffer, cioè tutto quello che è la configurazione dell'arma, ogni modello ne porta delle scelte ben precise, che quelle non hai altra soluzione che fartele un po' alla volta con l'esperienza. Certo. Se riguarda poi il lato di lavorazione vera e propria, lì subentra il fatto di lavorazione meccanica, tornitura, fresatura, trattamenti, alesatura, finitura, e le verniciature stesse, i trattamenti di top shield li faccio io sulle armi, quindi hai la conoscenza, necessita del background tecnico per effettuare queste lavorazioni, che cerco di farle sempre comunque al meglio possibile, seguendo degli standard, seguendo delle tolleranze dimensionali che siano compatibili con gli ARM spec. Assolutamente. Per curiosità, le canne invece le compri già, cioè i tubi sono già rigati o devi fare tu la rigatura? Come la fai? Fare okay. Una rigatura in maniera... No, magari, sai, magari facevi la rigatura, che ne so, è difficile, no. Lo so, ho fatto anche un video recentemente a riguardo, per questo anche per a beneficio del pubblico ero curioso di saperlo. Guarda, siccome mi piace che tu hai questa esperienza sugli R a davvero a tutto tondo, no? Ti chiedono veramente di tutto, no? Quindi ti faccio un'altra domanda tecnica, te l'ho fatta prima per il forward assist, ora ti chiedo un'altra cosa: sistema stoner o pistonato? Ma di per sé è un pistone. Solo che essere fuori, sì, ovviamente sì. Infatti, io spesso nei miei video proprio faccio questa differenza. La chiamo una pseudo presa diretta, perché c'è un pistone in realtà, solo che è molto ben nascosto ai più, più distratti. Fondamentalmente, io allora guarda, io ho 25 R miei personali, uno è pistonato. Finora, su tutti quelli che ho fatto, pistoni ne ho montati sì, parecchi. Forse un 15% neanche. Il pistone ti risolve problemi? No. Sì. Hai meno sporco dentro, c'hai da pulirlo fuori ogni tanto, è vero, hai meno sporco all'interno. Allora, partiamo da un concetto. A livello di affidabilità e di funzionamento cambia qualcosa? Cerchiamo di dividere quelli che sono spesso i video di presentazione. In passato mi ricordo saltava sempre fuori il video della KK, del tipo che usciva dall'acqua e non esplodeva il fucile. Spero che pochi a livello civile si vadano a fare delle cose del genere. La vera utilità del pistone qual è? È per un operatore professionale quando si monta un moderatore di suono. Lì subentra la vera utilità, perché è un po', come dire, articolato il discorso, ma ti permette di gestire molto meglio questa componentistica. Nel caso sempre di uno professionale che si debba trovare nell'occasione di dover immergere l'arma nell'acqua, effettivamente il pistone ti può dare delle agevolazioni nella situazione, però non è che te lo risolve a priori il problema. Quindi in usi estremi professionali puoi avere dei vantaggi. In uso normale, quotidiano, sportivo, civile, agonistico, relativo. Se vogliamo, può essere d'aiuto, perché comunque ti cambia un po' l'impostazione balistica dell'arma e in condizioni un po' meno civili, un pochino più estreme di sporco, forse ti facilita l'intervento sull'arma. Va detto che comunque l'arma dopo 10.000 colpi spara ancora. Cioè, siamo onesti, chi è che affiderebbe la propria vita a un'arma con 10.000 colpi? Ovvio, devi poterla pulire. Noi parliamo sempre uso civile di un'arma. Io spero che, come tanti, vado al poligono, sparo, pulisco il mio fucile anche dopo 200 colpi, non aspetto 2000 colpi. Io ho provato a fare, per curiosità mia, un test con un R15, non lo pulisco, voglio vedere fino a quando spara. Preso, spara, presa, spara, prendi, spara, prendi, spara, arrivi a un certo punto, prendi, non si apre più la manetta, si è inchiodato dentro, stando nell'armadio. Utilità del test
Sì, ho visto, ci avrò sparato 3.000 colpi, ci ho messo un giorno di immersioni, abluzioni per scrostarlo e ha ripreso a funzionare. Teniamo presente che qualunque R15, che sia presa a gas o pistone, se ci spari anche 1.000 colpi di fila in un giorno, non si incepperà mai, non darà mai problemi. I problemi vengono con lo sporco che si invecchia, che si incrosta, che si indurisce, che lo rallenta. Quindi lì potrebbe esserci, hai meno gas dentro, effettivamente. Hai meno residui sull'otturatore, sulla testa dell'otturatore. Quindi non andiamo a prendere quei test estremi, 5.000 colpi di fila, 10.000 colpi di fila che ti fanno vedere l'interno dell'R15 che sembra un bidone di grasso nero in cui ce l'ha infilato dentro. Quelli sono chiaramente dei test estremi. Il pistone al lato civile, alla fine. Fortunatamente, ecco, parlando di pistoni civili, sono molto leggeri, quello sì. Pistoni militari sono in genere un pochino più pesanti, devono reggere degli stress maggiori. Io onestamente non la vedo come una panacea a tutti i mali, tutt'altro. È un'alternativa funzionale al progetto di Stoner, che ricordiamo Stoner aveva comunque progettato l'R18 che prevedeva lo stesso pistone che monta adesso l'HK. È lo stesso brevetto, eh? Stesso pistone, stesso brevetto. Se lo smontano e li metti di fianco, sono i pezzi identici. Che tra l'altro è quello che sei. Quindi è una preferenza. Adesso devo montare per un cliente due carabine pistonate. Cosa cambiano rispetto a quelle presa diretta? Fondamentalmente il peso, quasi niente, perché i pistoni civili sono leggerissimi. A livello di rincuro e di rilevamento. Se li vai a tarare e configurare bene, siamo molto vicini. A livello di componentistica, hanno alcuni pezzi proprietari, costano un pochino di più i pezzi, quindi a livello di prezzo c'è una cosina di più. Ti obbliga la scelta di alcuni guardamano anziché altri perché non è compatibile il pistone che sotto proprio fisicamente nel diametro interno non passa. Peraltro. Versi non ci vedo grosse differenze. Sono arrivati ad essere due cose che non dico si sovrappongono, ma sono sostanzialmente due opzioni che puoi scegliere molto vicine, calcolando sempre che noi alla fine certi utilizzi da civili non li possiamo fare nel nostro paese. Già prendi, vai negli Stati Uniti, i moderatori di suono li possono avere, in alcuni casi c'è chi ha anche dei full auto, ecco, il discorso full auto cambia. Anche in Polonia, quindi so bene questa cosa. Ecco, quindi usi così già può esserci una certa differenza, però sostanzialmente un R15 ben configurato, che sia presa diretta, funziona bene. Io direi che in certi casi guardiamo più che munizioni ci spariamo dentro, perché se prendi la peggio porcheria surplus che doveva essere destinata al macero, che dopo 20 colpi sembra che ne hai sparati 500 di altro munizionamento. Io la colpa la darei più a quello che ci spari dentro, mancata pulizia, mancata manutenzione, come tutte le cose, ogni tanto la manutenzione va fatta, cioè a una macchina freni e pastiglie ogni tanto le cambi, non è che se le cambi è che è sfigata la macchina, va fatto, lo stesso nella R, le fasce elastiche, le molle, gli O-ring, tutte cose che non è che se metti il pistone non le fai più, anche un pistone può inceppare, anche un pistone può dare problemi. Quindi non c'è la soluzione a tutto e a ogni cosa. Certo, prima hai detto una cosa molto interessante, nella domanda ancora precedente. Hai detto che appunto ti informi, ti tieni aggiornato per vedere cosa c'è sul mercato per appunto assistere al meglio le richieste. Come ti tieni informato? Cioè, nel senso, come fai le tue ricerche tu? Usi libri, pubblicazioni, sei abbonato a una o più riviste specialistiche del settore? Come ci si informa? Come ci si rimane aggiornati sugli Su quello AR? che è il panorama di prodotti che offre il mercato, cercare di stare il più possibile attento a quelli che sono i canali mediatici internazionali, le fiere di settore estere, perché sono su quelle più che altro, e cercare di vederle il più possibile, che siano due o tre le fiere che riesco a fare in un anno per andare a vedere tutti i prodotti esposti. Senza considerare che tante volte ci sono ditte che non espongono neanche alle fiere, ma lo vieni a sapere conto terzi, seguendo a volte i canali mediatici degli Stati Uniti, i canali pubblicitari, le riviste, insomma, sostanzialmente ogni strada è buona. Quando vedi che c'è una novità, cercare di informarsi. Poi, ovvio, se vedi una novità che è pubblicizzata
solamente dal produttore, nessuno ne parla, magari, boh, aspetta che cerco di capire meglio cos'è. Ovviamente, quando un prodotto c'è, ha un feedback positivo, magari sono riuscito a toccarlo con mano, vederlo con mano e soprattutto cerco di provarli dove posso, allora posso già decidere un pochino più autonomamente se è una cosa che valga la pena di offrire o meno, ecco. Certo, assolutamente. Allora, volevo ancora chiederti, perché come sai qualche domanda me la sono sognata, ho altre domande tecniche sempre riguardo certe componentistiche. A proposito, ne faccio una subito, perché abbiamo parlato appunto di sistemi a gas. Hai visto che hanno fatto allo SHOT Show recentemente un AR lungo rinculo? Non so se sei riuscito a dare questa cosa. Hai qualche opinione magari su questa cosa? Perché hanno Qual presentato è il questa. modello in particolare? Non mi ricordo in questo momento la ditta onestamente che l'ha fatto, anche perché mi Lungo ricordo a lungo rinculo. rinculo. Lungo rinculo. No, no, a lungo rinculo, chiaramente mi ricordo questo. Infatti era una cosa Ma quello che stranissima. aveva la canna che arretrava. Sì, arretra tutta la Ah, distanza, torna ok. Quindi un avanti. R308, sì, ce l'ho presente. Era stato presentato anche l'anno scorso. L'avevo visto anche l'anno scorso. Era stato ripresentato quest'anno. Progetto tecnicamente, devo dire, complimenti, lavorazioni e tutto. A me ha lasciato un po' perplesso. Ho anche chiesto per offrirlo qua, però onestamente ho ritenuto che la cosa non valesse la pena. Uno, per il costo, perché si trattava di un'arma completa che già sul mercato loro passava i 4.000 dollari. Quindi importata, arrivava ad avere dei costi decisamente elevati. La seconda cosa, io ho chiesto, ma avete dei test, dei video, le cose? Mi hanno risposto, usciranno, non sono ancora usciti. Quindi un'arma, un progetto interessante, però del quale io non ho visto nessun funzionamento pratico, nessun test, nessun effettivo risultato. La cosa che invece mi ha lasciato molto perplesso, perché l'ho preso in mano, adesso non mi ricordo qual è il nome della ditta, però vabbè, l'ho preso in mano, me l'hanno smontato, fatto vedere. Quando avevo chiesto un particolare tecnico sul fatto della canna che rinculasse, che aveva un certo gioco, era venuto fuori che il punto dolente era la precisione. Quando mi hanno detto un'arma che a 100 metri fa 3 MOA, ho detto bello, interessante, ma mi sembra un po' larga la rosata. E nella nuova versione stiamo ridefinendo il centraggio con le bocce della canna. Vabbè, allora aspettiamo la versione nuova. Perché onestamente 4.000 dollari 308 e mi fai pure la rosata di un che con un Mosin Nagant da 150 euro. Guarda, stavo pensando la stessa cosa, volevo dire il peggior Mosin fatto sotto le bombe, fa meglio. Insomma, bel progetto, bell'idea, ma sicuramente ha bisogno di ancora molto sviluppo. Tanto che rimane in quelle curiosità tecniche offerte sul mercato americano, dove loro hanno molte più facilitazioni di noi a, diciamo, sperimentare, che però non è detto che poi siano effettivamente che portino a qualcosa di funzionale. Tanto che l'anno scorso novità assoluta, quest'anno era di nuovo lì uguale, tale quale. Io non l'ho ancora visto che se ne parli particolarmente in giro. Poi magari, sai, l'anno prossimo trovano la soluzione a tutto e diventa la risoluzione, la soluzione a qualunque problematica di una R. Certo. Per curiosità, conosci sicuramente molto bene la piattaforma della R15, sicuramente anche perché fai questo mestiere ne apprezzi i meriti, no? È una piattaforma, io penso che sia estremamente intelligente e molto ben pensata, ma c'è qualcosa della R15, della piattaforma R, che non ti piace? Che tu, se fossi stato Eugene Stoner, avresti onestamente fatto in un'altra maniera? O c'è qualcosa che dici, sai, è ottimo, ma non perfetto. Non mi piace come sono fatte queste cose. Ecco. Sai, più che un non mi piace, non sto parlando di un non mi piace chiaramente estetico. Dobbiamo considerare che io posso ragionare con la mentalità tecnica di oggi, Sì, ma sì, ovvero infatti ragiona proprio in questa maniera, no? Meccanicamente parlando che non ti piace, perché io non parlo di estetica. semplicemente quello che è l'upgrade a tutti gli R15. Oggi come oggi, la canna free float senza il guardamano che è agganciato davanti e dietro, senza dubbio. Quello è un ulteriore step migliorativo. A quei tempi non è stato fatto,
probabilmente per costi, probabilmente per tecnica. Oggi, grazie alla possibilità di lavorare con i centri di lavoro CNC, un guardamano free float onestamente ti cambia di molto la situazione a livello proprio di configurazioni, varie versatilità, precisione dell'arma, che già di per sé era comunque valida, il fatto di levare le mire fisse, che comunque sono sicuramente valide in un concetto di arma base d'ordinanza, ma che anche oggi, se vediamo sulle armi d'ordinanza, hanno messo le mire flip-up e si levano, e non sempre servono. Oggi si usano i punti punto rosso, i prismatici, i reflex, tutto quello che vuoi. Negli anni 60 c'erano le mire metalliche e basta, non c'erano santi. Quindi sicuramente quelli che sono gli organi di mira, quelli che sono il sistema del guardamano, il copricana, di sicuro potrebbe essere rivisto probabilmente il concetto della manetta di armamento superiore, che per certi versi è comoda, per altri potrebbe non essere sbagliato, considerando anche un po' come è cambiato l'uso delle armi, ragionare la manetta laterale non reciprocante, o come ha fatto qualcuno, valutare una manetta posta sul guardamano, sul concetto dell'posizionamento che ha lo SCAR, per capirci, ecco, tutte cose che si possono implementare. A livello di materiali, comunque, qualche parte può essere ragionata sui polimeri, i tecnopolimeri, sicuramente. Tuttora però ci sono stati, allora, gli esperimenti che hanno fatto nel cambio di certi componenti, parlando dei receiver, parlando dei componenti principali che li hanno spostati allora sul magnesio, su leghe particolari o sui polimeri, hanno magari da un lato avevano un vantaggio, però hanno dimostrato in fretta delle problematiche, i receiver in magnesio che si spaccavano, non tenevano. Il receiver in polimeri, che per fare un buon receiver in polimeri, in tecnopolimeri caricati fibra, comunque quelle che erano le sedi di perni d'acciaio e tutto quanto, andavano fatte delle boccole inserite nello stampo, e alla fine ti veniva a costare forse più di un receiver in alluminio fatto bene. In acciaio era più resistente, ma aumentava considerevolmente il peso, quindi sì, ci sono vantaggi e pregi in tante cose, però io ci vedrei più il discorso dell'aggiornamento ergonomico dell'arma e della scelta di alcuni materiali. La canna cromata oramai onestamente verrà soppiantata sempre di più da quella nitrurata, costi di produzione, quantità di produzione, durata nel tempo, trattamenti degli otturatori, le stesse a volte geometrie dei componenti pensate negli anni 60 fatte con macchine analogiche, oggi con un centro di lavoro CNC probabilmente rivisitandole cambierebbero in tanti punti, ecco, quindi può avere degli upgrade sicuramente, che poi sono anche tante di quelle piccole cose che siamo abituati a vedere sugli AR-15 un pochino più moderni, ecco. Sai, io avevo in mente proprio un'altra cosa, ti farò ridere dopo questa tua analisi, ma se c'è una cosa minuscola negli aerei che mi scoccia da morire, e mi scocciava particolarmente in Polonia quando ne avevamo più di uno, non li assemblavo ma ci sparavo tantissimo con la gente, un tiro ricreativo che non è in Italia è impensabile, mentre in Polonia sai, vai, paghi e spari, il perno che tiene il percussore per tirar fuori l'otturatore. Guarda, io quei perni li ho persi e li ho rotti. Cioè, la bottiglia elastico o il campino? No, quello elastico, il pin elastico che tiene questa cosa. Vabbè, già lì in realtà era nato non con una coppiglia elastica, ma con un perno pieno. Capito? Ma per arrivare all'otturatore io devo fare quella cosa, devo prendere quel pezzettino. No, vabbè, quella è una sciocchezza, guarda. Un che odio con tutto me stesso è montare la molla dello sportellino. Io non oso immaginare quei poveretti in un'industria che dovevano montare qualche milione di M16 che stavano 8 ore di turno a montare questa mollettina malefica, che è una cosa tra le più odiose che ci siano. Vabbè, stiamo adesso scherzando, magari, sì. Però, ma seriamente, perdonami se ti interrompo, ma seriamente, no? Qual è la parte più difficile nel costruire un aereo? Tecnicamente parlando, qual è l'operazione più difficile che devi compiere? Più che difficile quella dove forse devi mettere più attenzione, sicuramente la canna. La realizzazione della canna e la cameratura, che richiede una certa attenzione. Sbagli una cameratura,
Hai buttato, sì. Facile dire, la rimetto a posto. Beh, se l'hai fatta corta la puoi sempre allungare. Il problema è che se l'hai fatta lunga, tanti saluti. Però è sempre, allora, chiaramente mi dici devo realizzare un otturatore da zero. Ok, oggi lo fa un centro di lavoro. Un tempo lo facevano macchine attrezzate, cosiddetti centri analogici, che sono delle macchine grosse con una locomotiva, che quando partono devono fare 100.000 pezzi, se no, perché ci hanno messo magari 20 giorni ad attrezzare quella macchina lì per fare solo quel pezzo. Quindi la difficoltà di produzione è una. La difficoltà che ho io come artigiano è sicuramente la realizzazione di una buona canna, dove devi mettere tutta l'attenzione di lavorazione. Lo è altrettanto quando vado a fresare un lower, che mi arriva un semilavorato, che devo fare tasca di scatto, fuori dei perni, fuori della sicura. Lì più che una difficoltà è una difficoltà di attenzione alla lavorazione, utensili giusti, lavorazioni giuste, per evitare di avere fori più grossi, tolleranze sbagliate, lavorazioni con finiture superficiali scadenti. Il resto è comunque tutta una procedura che ci devi mettere attenzione nel montaggio, nell'installazione, nell'installazione dei componenti stessi. Insomma, nessun pezzo va lasciato, nessuna operazione va lasciata a caso, la chiusura, i serraggi, le torsioni, le chiavi che usi, gli attrezzi, ogni pezzo fondamentalmente alla fine ha un suo utensile per essere montato, installato. Quindi difficoltà enormi non ce ne sono, difficoltà intrinseca nel fare una cosa particolare, è molto più complicato sostituire la canna di un Garand, sostituire la canna di un FAL, di un M14, di per sé, lì è già più complicato. La R15 di buono a quello, che fondamentalmente una volta che tu sai come fare, hai quei 30-40 utensili dalle dime, alle morse, alle staffe, ai cacciaviti, alle dinamometriche, non è una cosa complicata montarlo, è un po' complicato il background di sapere quello che fai. Certo, fuori una presa gas va bene, devi sapere calibro, posizione della presa gas, diametro della canna, distanza dalla volata, e in base a quello scegli, cioè hai delle tabelle e sai, ormai ho la mia tabella, io so canna X, foro Y, e il difficile lì è non fare il foro troppo piccolo, il foro troppo grande. Forse quella che dà tutt'oggi un pochino più di difficoltà, che devi stare attento, è montare un delta spinato dritto sulla canna ex novo. Ecco, quella tra tutte è quella che ancora va fatta veramente pezzo per pezzo, montarlo come viene, che tanto poi c'è la mira dietro che ti regoli con quello, è un conto. Se lo vuoi mettere giusto, che sia nella posizione giusta, orientato esattamente a ore 12, che la distanza con la coppiglia ti permetta poi di inserire il guardamano senza che sia stretto, senza che sia lasco, allora lì devi già, sono tre dime, due punte diverse, un alesatore, uno staffaggio, già devi stare un pochino più attento, ecco. Però anche lì è una tensione di lavorazione meccanica, più che una difficoltà, una complessità della lavorazione. Certo. E, parlando adesso più degli R in generale, hai una R, magari una versione preferita alla quale sei particolarmente affezionato? Io sono, ti spiego, non sono affezionato all'M16 A1 perché ne avevamo un paio full auto molto utilizzati in Polonia, no? Ci sono versioni migliori dell'R, ma io ci sono particolarmente affezionato a quella versione perché non ho avuto molto a che fare. Ci sta una R del genere per te? Ma guarda, io secondo, diciamo, quello con cui per me è nato l'M16, che lo vedevo in film, libri, riviste, in base a quando uno è nato, non mi ricordo l'M16-1 e l'M16-2. Già l'M4 è venuto un po' dopo, concettualmente per me l'M16A2 è quello che io ho sempre visto da quando ero un po' più appassionato, cioè poco più che bambino che facevo modellismo, vedevi l'M16A2, è quello che io ho visto da bambino, vedevi ancora l'M16A1, quello che io preferisco, se devo essere sincero, probabilmente è l'M4, l'M4A1 liscio. Preferisco una parola grossa, perché anche se prendi un col comando è un'arma che a me piace tantissimo. Per assurdo mi piacciono un po' più il periodo dall'inizio fino al 2000-2005.
quando ancora c'era quel quel po' di, chiamiamolo, vintage nel il maniglione, i vari tipi, ha cominciato a essere poi il maniglione staccabile. Mi piace molto il periodo anni 90, 2005, fine anni 80, che erano tutte quelle configurazioni, quegli esperimenti di calibro, sempre però che ricordavano il classico M16. Bello. Bene, 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 bene. E hai preferenze su, su tue personali adesso, non tanto, diciamo, quelle, qual è il tuo R preferito della storia, ma se tu devi, ecco, devi avere la R, una R al mondo, no? Uno e uno solo. Descrivimelo, una canna lunga, corta, che componenti usi, quale AR usa Diego per l'invasione degli zombie, insomma, l'ultimo R della fine del mondo. Guarda, calcolando che Pippe, scusate il termine, 12, 14, 16, cioè allora o mi dai su un 20 pollici canna lunga e va bene, deve essere maneggevole e maneggevole, 12 pollici ti permette di tirare fino a 200 metri, se sei bravo a tirare e c'hai un appoggio a 200 metri con un 12 pollici puoi fare una rosata così, l'ho visto fare con uno dei miei che onestamente io non ci riesco, lo dico tranquillamente, una canna medio-corta, quindi maneggevole, leggero. Il discorso del super accessoriato relativo, perché anche lì poi prendi un M4 che pesa una tonnellata, questo qui è un M4, tanto questo qui. Peccato che questo è nudo e crudo. Questo qui pesa esattamente il doppio tra ACOG, mira, torcia, laser, impugnatura, guardamano con i rail, ti sembra di portare in giro l'incudine. Serve? Potrebbe. Se c'hai equipaggiamenti, chiaramente, laser, infrarosso e tutto, altro zavorra addosso. Devo essere sincero, io per certe robe dovessi scegliere una carabina probabilmente andrei su un M4, magari con un, non col maniglione fisso, ci metterei un mirino tipo un ACOG, però non andrei a metterci il rail, altre cose, ad esempio a me il vertical grip, questione mia, io mi trovo meglio con l'impugnatura sul guardamano, riconosco che il vertical grip possa essere utile in certi casi per evitare che l'arma ti venga sottratta, ma in posizioni di tiro. Però se io dovessi scegliere, andrei su un M4 canna da 14,5, leggero, compatto, da portarmi dietro senza grossi problemi. E un ACOG, una 4x, che è un'ottica che io adoro in tutte le sue caratteristiche, pregi e difetti, che ha una versatilità che se dopo 30, così era dell'88, quindi dopo 23, più di 30 anni hanno cambiato poco, niente, motivo ci sarà, ecco. Ultimamente ho avuto l'opportunità di provare una ACOG originale, proprio su bellissimo Colt, ovviamente semiautomatico civile, ma che andava a riprendere l'M16 A3, quindi era molto, molto carino, una bella ottica. Ma tu quindi non sei impazzito per le ottiche, per le low power variable optic come tutti quanti? Allora, a me piacciono molto. Hanno sicuramente un loro vantaggio. Una cosa identica del genere ci ha fatto un video recentemente. Sicuramente l'ottica bassa ingrandimento ha un suo vantaggio, nulla da dire. Ricordiamoci che un ACOG è sempre 4x. Non è a zero ingrandimenti, sono due concezioni diverse. L'ACOG è un mirino. Un mirino un po' più evoluto, ma è un mirino con tutto fare. L'ottica bassa ingrandimenti te la metti a 1x, diventa tipo un prismatico. Metti a 4x, 6x, 10x, chiaramente dipende di che ottica e quanti ingrandimenti è. Certo, certo. Ragionando su un fisso che non ha bisogno di illuminazione e tutto, una 1.8 sicuramente è una buona ottica. Questione anche di preferenze, sicuramente validissima anche quella, tra i due l'ACOG è un po' più compatto se vogliamo. Poi l'ACOG ha i suoi pro e i suoi contro come tutte le cose. Dipende quello che uno ha usato più a lungo, da più tempo, quello che è abituato a usare, quello che preferisce, che gli piace di più, comunque ci si trova meglio. Prendi anche un semplice punto rosso, se uno è astigmatico non lo può usare, quindi si è già escluso a priori un'intera serie di ottiche. I prismatici ti risolvono il problema dell'astigmatismo rimanendo vicini al concetto del punto rosso. Risolvono anche il problema della luminosità quando c'è tanta luce d'ambiente.
l'ottica bassi ingrandimenti è molto valida, è un concetto che è venuto dopo, ti dà una precisione un po' in più. Io l'ottica la vedo di più su, una, su un DMR Canada 18, indicativamente un'impostazione più non sniper, però un DMR ci sta. Tra l'altro ho visto ultimamente su questo punto di vista che, sai, anch'io seguo un po' le competizioni, le gare negli Stati Uniti, perché ovviamente quello che fanno negli Stati Uniti 5 anni dopo ce lo ritroviamo qua. Ho avuto l'impressione, dimmi se anche tu hai visto questa cosa, che ultimamente stanno sbucando pochi ma sempre di più AR con canna da 20 o addirittura da 22, con munizionamento solitamente una palla da 75-77 grani per il tiro a lunga distanza, no? Ed è una combinazione estremamente interessante, secondo me. Tu l'hai incontrata, l'hai riscontrata? Guarda, già questa cosa? Ti ripresento una cosa: la munizione 5.56 palla da 75 grani nacque quando venne sviluppato l'MK18, proprio una munizione standard NATO. Che hanno sviluppato una munizione a palla pesante quando hanno fatto la versione da 10 pollici e 3 per compensare la canna corta, la minor velocità, hanno preso una palla più pesante, più lunga, con un caricamento diverso. Questa è una replica di un MK18 modello zero, siamo nei primi anni 2000, e lì è nata quella munizione. Poi hanno visto che chiaramente la stessa munizione, avendo una palla più pesante, dava ottimi risultati anche nel tiro DMR. Tieni presente che la palla della Sierra, la 75 Match King col solco di cannellatura, è nata per quello. Hanno sviluppato per quella munizione lì. Uh-huh. Tiro lungo, lunga distanza, palla più pesante, miglior resistenza al vento. Deriva da quello. Quindi la 75 massimo 77 grani come peso di palla dentro quella munizione effettivamente ti può dare un po' più di stabilità nella distanza, o nel caso di una canna corta riuscire un pochino a compensare la minor velocità con un peso maggiore che si relazionava diversamente sul passo di rigatura, perché la munizione che nacque per l'MK18 era proprio quella Sierra da 75. Quindi non è una cosa tipica, anzi è una munizione che non è lo standard della 62 militare, che poi in realtà è anche lì una palla abbastanza lunga perché ha il penetratore, però c'è un munizionamento che si usa effettivamente quando è una canna da 20, da 22, da 24, anche se onestamente le canne ultra lunghe è già qualche anno che non si vedono più, perché si è visto che tanto dopo i 20 pollici con quella munizione, con un 5.56, difficilmente hai uno sconvolgimento della prestazione. Lavora molto bene, chiaramente ti richiede un passo di rigatura un po' più corto, ma è nata su una munizione militare dove il passo era 1.7, l'EMA non si poneva. Fortunatamente anche le carabine civili si stanno un po' alla volta sparendo i passi 1-9 o altre cose così poco specifiche, che quindi lì andavi massimo 69 grani e già eri al limite, e si sta andando sull'1.8/1.7, che è quella che ti permette di usare una palla un po' più pesante e gestirla meglio a livello di stabilizzazione. Quindi c'è, sì, lavora molto bene. Non è una cosa così assurda come poniamoci sempre quello che era magari il mercato nostro, il mercato estero, ecco, altrove era una cosa normalissima. Da noi finalmente si sta un po' cercando di capire che c'è la possibilità anche con un 223, un 556 o quello che sia, di avere un bel risultato anche a 400-500 metri. Teniamo sempre presente che il limite, quando hanno pensato a sto fucile, era il famoso deve perforare un elmetto a 600 yard, elmetto di ferro, non un elmetto balistico ovviamente. Ora, nessuno ci sparerà mai con intenzione a livello operativo a quella distanza, perché l'energia è quella che è. La palla arriva ben oltre, il problema è che non hai più energia, la precisione, il vento, la caduta sono tali che non hai più un uso operativo per bucare la carta e fare la mouche. Puoi tirare bene, fai delle gran belle rosate anche 500-600 metri, anche se onestamente i 400 lo vedo un po' come il termine dell'uso del calibro 556.
Poi mi ricordo anni fa che conoscevo un tiratore che è stato più volte campione italiano, qui con un, mi pare un, non mi ricordo se era un 14 pollici o un 12 pollici, ci tirava 300 metri, faceva delle rosate e ci ha vinto un campionato. Quindi, il tiratore e la munizione fanno poi il resto. Certo, è certo. Allora, io intanto al pubblico dico, scrivete le vostre domande, so che l'ho saltata da qualcuno perché chiacchieravamo con Diego, ma adesso scatenatevi che adesso arriveremo alla parte delle domande, perché io faccio l'ultima domanda mia a Diego, poi passiamo a quella del, del pubblico. Il tuo calibro preferito che non sia il 223? 300 blackout. 300 blackout, perché adesso ce ne sono tantissimi diversi che stanno sperimentando il 224, vabbè, il 300 blackout appunto, ma anche roba molto molto strana. Il 300 blackout, lo parlami un po', perché ti piace proprio, proprio quello? Perché onestamente è quello che mi ha dato qualcosa di cioè che ha un'effettiva differenza tecnica. È l'unico calibro che è nato per far funzionare un'arma semiautomatica con un subsonico. Cioè il 2.24 bello, figo, è per allungare il tiro ad avere di distanza più tesa. Il 6RC stessa cosa, 6.5 grande stessa cosa fino ai 700 metri, il 6.8 SPC sì, aumentiamo un po' l'energia, ma cosa mi hanno cambiato alla fine? La distanza di ingaggio, tutti i calibri che hanno avuto una diffusione più o meno buona, alcuni bassissima, non li trovi commerciali, o se li trovi commerciali sono rarissimi, la ricarica trovi meno informazioni, polveri, palle, bossoli, componentistico, oddio ti si rompe un estrattore del 7.62x39 del 6.5 grendel, alla fine avere un 223, avere un 6.5 grendel a lato pratico a me che ho qui vicino poligono a 200-300 metri mi cambia veramente poco. Diversamente, guarda, ci devo andare veramente a caccia, magari hai un 6.8 SPC, già cambia il discorso abbastanza, senza contare che anche il 300 blackout è un ottimo calibro venatorio, una configurazione per certi usi specifici. Quello che secondo me ha portato la possibilità di avere una munizione che ti dia una SMG, quindi un canna corta, un PDV, con un effetto balistico terminale valido, perché il 223 sotto una certa lunghezza perdeva quasi completamente la sua efficacia, il 300 blackout comincia proprio da lì. E non cicla un'arma con un 223 subsonico, non cicla un'arma con un 308 subsonico, un 224 subsonico e via dicendo. 300 blackout sì, è nato per quello, funziona in quel modo. È una che ti dà in un'arma che è lunga così, ti dà l'energia di... con un subsonico, una palla da 200 e fischia grani, ma passi tranquillamente l'energia di un 44 Magnum in una R15 che ha comandi, accessori, componentistica che già si conoscono, dimensioni contenute, e chiaramente a livello civile il subsonico è divertente da sparare perché, vabbè, così rinculo zero, operatore professionale, comincia a essere un tantinello più interessante la cosa. Permetti una provocazione, ma il 300 blackout, no, per i detrattori dicono che è soltanto un 7.62x39 che costa il doppio, però per te non è così. È così. Peccato che il 7.62x39 c'hai la canna forata 3.11, mi costa di più fare la canna, l'otturatore non va bene quello del 223, costa il doppio circa, l'unghia estrattrice deve essere diversa, il caricatore non va bene. Quindi recuperi i costi, ti viene molto più economica l'arma, come ricarichi il 300 blackout. Sì, ma sul sito americano un caricatore del 7.62x39 costa esattamente il doppio di uno del 223. Fantastico. Allora, sempre sui calibri, qui ci chiedono, il 6.8 Fury, che ne pensa l'ospite? Ah, interessante, interessante. E la seconda parte della domanda è: interessante comparare le vostre idee su quello del nuovo programma Next Generation Squad Weapon. Ho fatto un video recentemente. Quindi entrambe le domande: primo il 6.8 Fury e seconda parte della domanda il programma americano che poi il SIG MCX Spear, come l'hanno chiamato semplicemente. Allora, qui stiamo parlando di un altro livello, un altro settore, cioè stiamo parlando di un calibro studiato specificatamente che ha delle prestazioni eccezionali. Però abbiamo anche da fare una leggerissima considerazione. Andiamoci a vedere adesso, non mi ricordo
che pressioni faceva. Più di 100.000 PSI comunque, ecco, a un certo punto. Ci siamo chiesti perché, a parte quell'arma lì, praticamente non si sta vedendo niente di semiauto piccolo in quel calibro. Proviamo a domandarcelo. Che pressione fa un 308, un 7 Remington Magnum e via dicendo? Cioè, un R15 non lo regge. Si sono accorti che è un calibro che ha una pressione spaventosa. Per reggerlo hai bisogno di un'arma progettata su quel calibro. Ok, allora funziona. Però ti sei legato arma e calibro. Perché alla fine, ricordiamoci che finché è un colosso che propone una cosa e crea uno standard nuovo, tutto facile. Però è solo lui. Cioè, far andare la metà dei semiauto moderni o dei full auto moderni con un calibro che ha un'energia tale, che lo stesso Bossolo ci hanno messo un certo impegno ad avere un Bossolo che non si aprisse come in due pezzi, è un calibro estremo, quindi valido sì, interessantissimo sì, sul mercato civile con l'altra denominazione non mi pare abbia ancora avuto molta diffusione, e quindi lo stanno tenendo, credo volutamente. Che tra l'altro, non so se sai, sono due cose diverse, perché in realtà il 277 Fury, quello civile, è la versione, diciamo, di allenamento che fa ciclare l'arma, ma raggiunge soltanto, mi sembra, i 75.000. Non è quella roba militare che, tra l'altro, sì, che consuma la canna, poi, che consuma la canna a fare 5.000 colpi. È inutilizzabile, che è pochissimo. Tutte considerazioni da fare. Bello, figo, sì, però consideriamo che è una cosa veramente estrema. E quindi penso che per un bel po' rimarrà relegato a un uso estremamente specifico e professionale. Ma è comprensibile, ecco. Poi qui si va a ragionare su delle logiche che vanno oltre la produzione e basta, i programmi di addestramenti, i programmi di armamenti, i programmi che coinvolgono non più solo l'arma ma tutto il sistema, l'uso, l'impiego, tutte le connessioni che può avere, sono cose che vanno a considerare tantissime situazioni, spesso sono un po' di fuori delle nostre logiche civili e anche delle mie stesse conoscenze. Cioè, io non posso far altro che vedere, informarmi e fare delle considerazioni mie da civile, che sì, è una cosa che c'è, sì, bella, interessante, però la vedo ancora molto, molto high level prima che venga un po' digerita e si possa diffondere. Ti faccio l'ultima domanda e poi ti lascio andare, che abbiamo superato la nostra ora, anche perché pure tu vorrai, pure io vorrò andare a cenare, quindi ti faccio quest'ultima. In realtà sono due domande che sono concatenate. E la prima: che ne pensi dell'R15 in calibro 12? E un'altra arma a seguito: il mondo dell'R in calibro 12 sta migliorando, oppure i tubolari tipo Benelli M4 rimarranno sempre più affidabili? Purtroppo no, non stanno migliorando, perché ce ne sono che, fatti tecnicamente bene, pochi. Oddio, allora, se tu mi intendi una R che sia veramente AR, è impossibile farlo, però ci sono alcuni marchi americani che fanno dei gran bei lavori su base 12, addirittura un'app compatibile col bocchettone del 308, però hanno dei costi decisamente alti, interessanti, grossi, pesanti. Oddio, che è successo? È sparito? No, ci sono, ma è sparito, non so perché, la mia videocamera. Sì, fai finta che ci sono. Secondo me non sta migliorando, ci potrebbero essere i presupposti e le conoscenze tecniche per farlo, ma non la vedo al momento una cosa che sia stata spinta più di tanto dalle aziende, perché alla fine hai un altro tipo di arma, che è appunto il tubolare, che sta andando molto bene, sta funzionando molto bene. Io onestamente, per quelli che ho provato, mi sono trovato in mano un'arma grossa, voluminosa, grande, scomoda da imbracciare, parere mio personale, mi sono trovato molto meglio con altri semiauto calibro 12, anche col caricatore prismatico, oppure a tubo, a doppio tubo come i Keltec. Secondo me non è una cosa che ha preso e a breve prenderà molto piede, perché ha molte incertezze. Guarda, sto per riapparire, ti giuro che sto per riapparire, perché qui mi si era scollegata non so come la videocamera.
Guarda, come ti possono contattare le persone? Perché vedo tantissime domande che hanno ancora per te, ma non abbiamo Allora, tempo. Rispondere a tutti dovremmo stare qui fino a domani. Per questo chiedo. Magari anche un'altra diretta dove magari dedichiamo più alla risposta, cioè più improntata sul rispondere alle domande, ecco. Uh-huh. Come contattarmi? Vabbè, sui social tramite mail, ci sono gli indirizzi sul sito, potete contattarmi lì, sui Facebook, cioè la pagina web con tutte le chat possibili e immaginabili, quello senza problemi, ecco. Qui mi dicono che ci vuole un'altra live con Diego, perché vedi, gli è piaciuto, ho detto che magari improntata sulle risposte alle domande, perché vedo qui che ce ne sono parecchie e anche interessanti. Eh sì, ci sono state davvero, davvero tante. Dobbiamo fare un'altra live, magari un giorno incontrarci e per provare i tuoi. È possibile fare un app receiver con due camere di espulsione? No, vediamo. L'otturatore se gira a destra non può espellere a sinistra e viceversa, quindi va fatta o l'una o l'altra. È proprio una questione di camma, dovresti completamente reingegnerizzare l'arma. Che non sarebbe più un R15 alla fine. esattamente. Un R10 originale, prima o poi l'idea di farlo c'è, però le componentistiche sono ancora poche e difficilmente reperibili, ma l'idea c'è di fare un retro R10 primo tipo. Certo. MK12 modello 1, sì, l'MK12 modello 1, questo qui. No, scusa, questo è il modello 0. Modello 1, sì, ne sto realizzando uno, però c'è un piccolo vincolo che al momento questi due qui che sono miei sono fatti con degli upper da 10 pollici che avevo comprato nel 2012, quando era legale. Al momento la lunghezza minima fattibile per un 5.56 di 12 pollici, quindi non potrà avere la canna da 10,3 ma da 12. Poi, certo, nel caso cambierà, si spera prima o poi, questa fesseria, si potrà ritornare a fare i 10 pollici normali. Il modello 1 è quello con Rail Daniel, si può fare anche con tutti i suoi componenti coevi per quello che è l'impostazione. Se vuole contattarmi, certo. Fantastico, Diego, grazie tantissimo per questa chiacchierata di questo pomeriggio, questa serata. È piaciuta a me, è piaciuta agli spettatori, spero anche che tu ti sia divertito a rispondere alle mie domande e quelle del pubblico. Che ti devo dire? Grazie tantissimo, grazie a voi che avete seguito questa trasmissione. Sappiate che mercoledì ci sarà un'altra live con un altro fantastico ospite, vi annuncerò tutto quanto, ma sicuramente dovrò anche reinvitare prossimamente Diego per farci altri contenuti con lui. Diego, saluta il pubblico, saluta il pubblico. E ragionare di farne una in diretta da campo di tiro. Guarda, le dirette dai campi di tiro sono un po' difficili perché YouTube non le consente, cioè tu non puoi sparare purtroppo in diretta, però un video, magari una collaborazione insieme, assolutamente sì, molto volentieri. Allora sì, video non in diretta magari, perché no? Quello, okay. Benissimo, fantastico. Quindi, dai, ragioniamoci sopra, saluto tutti quanti, tante delle domande che avete fatto comunque si trovano le risposte nei video del mio canale YouTube. Esattamente, andate sul suo canale, vi lascio il link nella descrizione. Dai, alla prossima, grazie della possibilità di aver chiacchierato di queste cose e insomma, per qualunque domanda siamo qua. Certamente, grazie. Ecco, ciao. Che sta